Buonasera amici, da Gregorius Rex e Frankie Coppola. Buonasera. Buonasera. Sulla nuova radio che si chiama Sound Network. Noi con voi, voi con noi. La vostra radio, la nostra radio. Buonasera Frankie. Buonasera e Gregorius. Bene, siamo qui. Allora, cos'è questo Sound Network? È un progetto che è venuto fuori tra con me e Frankie. Da un'idea mia di 20 anni fa, io sono 20 anni che cerco di... mi piacerebbe fare una cosa del genere, ovviamente è una piccola cosa, una piccola radio. E la storia di questa radio, che vuole essere, vorrebbe essere una piccola radio web, i 99.80 megacicli non esistono, sono solo virtuali. Ma a noi piace pensare così, giusto Frankie? Giustissimo, ascoltami. E poi ragazzi, siamo in un posto magnifico, ecco. No, prego, prego. Se vuoi aggiungere. Non voglio aggiungere altro. Allora, cosa ci sarà in questa radio? Ci sarà tutto quello che si fa una radio, almeno in parte. Ovvero, partiamo dalla musica. Musica di ogni genere, ma prevalentemente 70, 80, 90, quello che riguarda la nostra gioventù, diciamo, e di molti di voi, penso, no? Essendo un pubblico abbastanza grandicello, diciamo così. Ovvero, una volta alla settimana faremo la top 80, ovvero i dischi più ballati della settimana negli anni 80. Giusto? Giustissimo, è una bella cosa questa, una bella iniziativa. Poi ci saranno dei personaggi, tipo il signor Camuffolo, che ha un'agenzia investigativa a Riccione che si chiama Il Bradipo. In via Lungomare della Costituzione 69 c'è questa agenzia del signor Camuffolo, specializzato in travestimenti e pedinamenti vari. Un altro personaggio sarà? Il personaggio. Thank you. Ah, Titti, scusate, grazie. Voi conoscete Titti, ora non so. Titti è un personaggio, è un cartone animato, ragazzi, e lo conoscete tutti, penso. E io farò Titti, alla fine riuscirò a fare Titti. Ovviamente non vi dico chi farà il signor Camuffolo, perché, cioè, ora siamo io e Frankie, però non dimentichiamoci che c'è un altro personaggio, ovvero un altro di noi, un altro speaker, che si chiama The Doctor. Ovvero io insieme a lui, 20 anni fa, sognavamo di avere di lavorare in una radio, come speaker, come regia, come un po' tutto, perché questa piccola radio non ha regia, ovvero la facciamo noi facciamo tutto. Quindi si parla e si fa la regia. E poi sentite la musica, che bella questa musica. Questo è solo un sottofondo, ovviamente, che l'abbiamo messo per fare questa presentazione ufficiale di Sound Network The Radio, la vostra radio, la nostra radio, noi con voi, voi con noi. E poi ci saranno tanti anche storie di personaggi famosi, magari dice chi se ne frega, no vabbè, non casuali, capito? Mirate. Mirate, sì. Comunque, tipo cantanti, attori, gente di spettacolo. E giusto appunto, adesso vogliamo mettere un po' di musica, ma giusto di sottofondo, Vai, allora niente, si parte con la musica ora, ragazzi. Questo è un classico degli anni 80, Anita Baker, che ci fa anche lei da sottofondo. Questo è, mi sono mosso perché ovviamente dovendo fare tutto io e Frankie, e quando ci sarà anche The Doctor, quindi bisogna anche un po' muoversi in questa piccola cambusa che noi chiamiamo radio. Radio, esatto. Quindi, la nostra radio. La nostra radio. E bene, detto questo, io lascio anche la parola a Frankie. Allora, ha parlato solo io. Sì, accorto, perché te tu sei più esperto su certe cose. E quindi va bene, comunque parto io. È una cosa che io non ho mai fatto in vita mia, però sarà una cosa secondo me molto bella e affascinante. Quindi ragazzi, ascoltate la musica perché sarà una cosa bellissima.
Questo è il bello della diretta. Il Gregorius che ha è stato numero uno per non passare di fronte alla camera d'appresa. No, tra l'altro ci tenevo a precisare con gli amici che ora noi stasera, come ho detto poc'anzi, abbiamo fatto questa puntata video. Non sarà sempre così, la faremo ogni tanto sì. Quando ci sia. Se no, altrimenti useremo lo streaming audio. Madonna che botta. Madonna è testata. Ragazzi, scusatemi, ma no, questa interruzione così è un po'. È stata un'interruzione di testa. Un'interruzione di testa è stata, no? Esatto, proprio di testa pura. E niente, diciamo quella cosa si è fatta troppo male. Sì, no, infatti. Un attimo, no, mi sono fatto male, ma stavo meglio prima. Quello di sicuro, è ovvio questa cosa. Io, già che ci siamo, partirei in quarta con una certa storia che mi è tornata a mente oggi. Noi abbiamo fatto, prima di registrare questa puntata e di partire, abbiamo fatto delle prove tecniche di trasmissione, ovvero quando eravamo in macchina, andavamo a qualche parte con il telefono, registravamo queste cose qui, qualche cazzata per parlare male da amici. E me ne è venuta in mente oggi una chiamata, te ne ricordi? Sì. Sogliolaro, esatto. La vogliamo raccontare il Sogliolaro? Dai, raccontiamola, dai. Allora, il Sogliolaro no, non è un nome. È un soprannome che abbiamo dato a un nostro carissimo amico con la A maiuscola, bravissima persona. Va bene. Persona, amico, veramente. Identifichiamolo come Rubens, va bene? Rubens, esatto. Vabbè. Si chiama Rubens, che, noi soprannome. Avendo un banchino al mercato, ai mercati questo ragazzo, e quindi avendo un banchino, cioè, vende di tutto un po', giusto Frankie? Forse anche un po' troppo. Un po' troppa roba mista, ecco. Sì, ecco, un po' troppo. Ecco, mista. A questo punto noi si è avuto giustamente l'idea. Dice, ma scusa, Rubens, ma perché già che ci sei non fa una promozione? Prendi uno stock di pesce, soglio, le spigole, orate, qualunque giusto? Tipo di pesce. E fai, signora, lei ha comprato 3 paia di mozzarelle? Le regalo una spigola. La spigola, ecco. Lei puzzolente all'acchiappino, la spigola. Messo l'acchiappino proprio, capito? Così a penzoloni, ecco. Però mi sembra che non abbia gradito tanto il Rubens, per niente, sogliolaro non gli è piaciuto assolutamente, è rimasto anche quasi un po' male di questa cosa che si è detto. No vabbè, ma lo sa che si scherza, sì. Lo sa che scherziamo, sì. E comunque, parentesi chiusa, noi non facciamo pubblicità a nessuno. Però una cosa ve la dobbiamo dire. Forse il Frankie mi ha capito di quello che sto per parlare. Vero Frankie? Allora, oggi è sabato 18 novembre 2017. Sono precisamente le 10:55 minuti primi. Stasera molti di noi andranno a ballare. Non facendo pubblicità, ma dando un piccolo consiglio. Per chi sta nei dintorni di Firenze, cosa possiamo consigliare? Andiamo all'Antella, ragazzi. Disco Antella. C'era una volta il disco Antella. Si chiama così la serata. È veramente carina. Ma veramente. Gente a posto. 13 euro con la consumazione.
ed è una cosa fantastica, veramente il locale bello, proprio veramente sta d'incanto lì. Ecco ragazzi, andateci perché merita davvero andare. Beh, e niente ragazzi, volevo anche aggiungere una cosa tra l'altro. Comunque continua un attimo te che io devo un attimo stare dietro al mio. Insomma, vi stavo dicendo che questo posto, l'Antella, una discoteca veramente molto carina, gente brava, gente, ragazzi bravi e alla mano proprio, cioè si sta proprio dei momenti belli si passa lì. E vi garantisco che è un bel posto, andateci ragazzi perché è veramente bello. Io non so più cosa dire ragazzi, e ascoltate la musica, ecco. Ora noi andiamo, gli anni andiamo sempre in vacanza a Riccione. Uno di questi anni abbiamo conosciuto il grande Antonello dei Creci, gruppo, come molti di voi sanno, il leader del gruppo dell'Altro Mondo Studios. Quindi io, fissato come pochi, talmente gli ho rotto le palle, va bene? Questo, a parte il fatto che la prima volta che gliel'ho chiesto me l'ha firmato subito. Oh, se non ti dispiace mi prendi per favore quella prima. Sì. Eccolo qua. Abbiamo il vinile dell'84 dell'Altro Mondo, firmato da Antonello Di Fino dei Creatives. E infatti dopo te la facciamo ascoltare. Cioè sono tutte belle, poi c'è una storia questo locale, no? Anzi, sai cosa? Te lo faccio ascoltare subito. Vai, vai con la musica ragazzi, ballate, ballate ragazzi. Questa si chiama Starting From Here, partendo da qui. Inteso come partendo dall'Altro Mondo, dall'Altro 4. Questa è musica ragazzi, questa è musica. No, 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 sto bene, no, ma io la tengo per il collo, perché sono delicata al collo, niente di più. È delicato il pezzo. Al collo, e basta, In altre parti del corpo sono sanissimo. C'è la censura. Una piccola curiosità, questa canzone fa parte
è una delle colonne sonore, sonore di un film, appunto, che si chiama Night Fever, o tradotto all'italiano Giochi, Angeli in discoteca, un film dell'83, mi sembra, appunto, che non so se qualcuno di voi l'ha visto, comunque parla di come è nato l'altro mondo studio. Tra l'altro Antonello è presente anche nello staff del cast, diciamo. Bene, bene, bene. Ed era la voce di Antonello Di Pino dei Creatures con Starting From Here. Bellissima canzone. Veramente bella. Questa, Gregorius, che canzone è? Questa è roba di 5-6 anni fa. Spirit Chaser. Chill out. Lounge. Allora, quindi stasera tutti al disco Antella. Tutto al disco Antella, mi raccomando, ragazzi. È un bel posto. C'è da divertirsi, c'è da divertirsi. E gente brava, gente tranquilla. Scusate per questa piccola interruzione, ma diciamo così, siamo all'inizio, siamo un po', tra virgolette, campati in aria e siamo contenti di essere campati in aria. Siamo contenti perché guarda, è sinceramente... Il nostro piccolo, questo è un passatempo che noi abbiamo. Esatto, abbiamo voluto creare questa piccola radio web sui 99.80 MHz virtuali. Speriamo che vada tutto bene, ragazzi. Speriamo. Questa è. Prima di salutarvi vi volevamo lasciare con un'altra canzone, sempre a una cosa degli anni 90, molti di voi se la ricorderanno, una versione un po' particolare dei Black Box, Everybody, Everybody. Buonasera amici, da Gregorius Rex e Frankie Coppola. Buonasera. Buonasera. Sulla nuova radio che si chiama Sound Network. Noi con voi, voi con noi. La vostra radio, la nostra radio. Buonasera Frankie. Buonasera e Gregorius. Bene, siamo qui. Allora, cos'è questa Sound Network? È un, diciamo, è un progetto che è venuto fuori tra con me e Frankie. Da un'idea mia di 20 anni fa, io sono 20 anni che cerco di... mi piacerebbe fare una cosa del genere, ovviamente è una piccola cosa, una piccola radio. E la storia di questa radio, che vuole essere, vorrebbe essere una piccola radio web, i 99.80 megacicli non esistono, sono solo...
Buonasera amici, da Gregorius Rex e Frankie Coppola. Buonasera. Buonasera. Sulla nuova radio che si chiama Sound Network. Noi con voi, voi con noi. La vostra radio, la nostra radio. Buonasera Frankie. Buonasera e Gregorius. Bene, siamo qui. Allora, cos'è questo Sound Network? È un, diciamo, è un progetto che è venuto fuori fra con me e Frankie da un'idea mia di 20 anni fa. Io sono 20 anni che cerco di... mi piacerebbe fare una cosa del genere. Ovviamente è una piccola cosa, una piccola radio. E la storia di questa radio, che vuole essere, vorrebbe essere una piccola radio web, i 99.80 megacicli non esistono, sono solo virtuali, ma a noi piace pensare così, giusto Frankie? Giustissimo, ascoltami. E poi ragazzi, siamo in un posto magnifico, ecco. No, prego, prego. Se vuoi no, non voglio aggiungere altro. Allora, cosa ci sarà in questa radio? Ci sarà tutto quello che si fa una radio, almeno in parte. Ovvero, partiamo dalla musica. Musica di ogni genere, ma prevalentemente 70, 80, 90, quello che riguarda la nostra gioventù, diciamo, e di molti di voi, penso, no? Essendo un pubblico abbastanza grandicello, diciamo così. Ovvero, una volta alla settimana faremo la top 80, ovvero i dischi più ballati della settimana negli anni 80, giusto? Giustissimo, è una bella cosa questa, una bella iniziativa. Poi ci saranno dei personaggi, tipo il signor Camuffolo, che ha un'agenzia investigativa a Riccio.